E bella a tutti ragazzi, bentornati sul canale del Signor Shade ed eccoci qui di nuovo sul campionato Master per continuare la nostra carriera con la Roma. Allora, vi devo spiegare un po' di cose perché avevo registrato un po' di... l'altro giorno, quando era? L'altro ieri. Un po' di episodi così per avvantaggiarmi con... insomma, con la pubblicazione dei video. Però è successa una cosa che... cioè non mi aveva registrato l'audio del... sia mio che del gioco. Quindi io in quel momento, preso da una totale foga e incazzatura spaziale, insomma mi sono incazzato e ho eliminato tutti i video. Tutti. Tutti quei 4 episodi li ho... 4 o 5, adesso non mi ricordo, scusate. Però li ho eliminati, quindi... cioè, io... vi posso assicurare che non vi siete persi tutta sta gran cosa, perché guardate un attimo la classifica, siamo 14esimi e abbiamo fatto 5 punti e mi sembra in 4 partite di campionato, regà. 5 punti in 4 partite di campionato fanno ride, fanno molto ride, quindi siamo messi veramente con i pezzi al culo. E qua c'è scritto Milan S Roma 4-1, giusto per farvi capire quanto stiamo a faticare. E nei video vi spiegavo la netta differenza tra la difficoltà superstar e la difficoltà quella a cui giocavamo all'inizio, proprio all'inizio di quando abbiamo iniziato a fare la serie. Ma la differenza ancora più netta è la difficoltà superstar confrontata a quella della serie A, cioè serie B e serie A. Difficoltà superstar serie B scarsa, difficoltà superstar serie A troppo forte, raga. Troppo, ma troppo forte. Io sto facendo veramente tanta fatica e non capisco come faccia ad essere, insomma. Vabbè, in serie B non avevamo giocatori forti, perché non ce l'avevamo e neanche le altre squadre erano forti, quindi erano bilanciate. E anche adesso dovrebbe essere bilanciate. Perché c'è tutta questa differenza di difficoltà? Cazzo ne so. Vabbè ragazzi, quindi vi spiego un po' sta cosa. Poi se vediamo che facciamo difficoltà a superstar in serie A, la riabbassiamo a campione. Ricordo il superstar, ragazzi, è la difficoltà più difficile di PES, e noi l'anno scorso ce la siamo fatta tutta in superstar. Quindi Coppa Italia, andata Udinese-Roma, andiamo in campo, raga. Scusate se questo episodio esce più tardi, ma non ci ho avuto proprio tempo. Namo. Ok raga, eccoci qui, questa dovrebbe essere per voi la prima partita in assoluto del nuovo campionato. Spero di non fare cappellate raga. Ci abbiamo due mostri là davanti, Marziale e Falcao, che ultimamente però non si stanno trovando molto. Porca troia. Non si stanno trovando molto ultimamente, però sappiamo tutti che sono fortissimi, quindi facciamo affidamento a loro. Dai, 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 vai Martial. No. Dai Martial, dai Martial, è partito. Attenzione Martial. Falcao. Falcao. Subito regà. Stiamo giocando bene adesso. Buona così. 1-0. Scusate se un po'. Se sentite un po' una voce di merda, ma sono veramente raffreddata a bestia, raga. Ma proprio tanto tanto tanto. Però 1-0. Però siamo in Coppa Italia. E vabbè, sti cazzi. Andiamo, andiamo. No. E vaffanculo. Subito ci hanno segnato, raga. Zapata. Esci su, guarda che gol di merda, Aspettate, Qua il cross, parata. Quello a liscia e questa la butta dentro. Esci su. Dai che buona. Dai Arcas. Grandissimo. E segniamo di nuovo subito il nostro Arcas. Anche lui mi sa che l'anno prossimo lo venderemo, a meno che non ci fa una stagione di Cristo. Anche perché è ancora giovane e c'ha tipo 77, raga. Grande Arcas dalla primavera. 2-1. Speriamo di non far cappellate, porca troia. Grande Martial. Dai. E dai così. Gol rubato. Gol proprio rubato, raga.
Comunque non capisco perché, ma in questa partita stiamo giocando molto meglio. Stiamo veramente rompendo il culo all'Udinese. Vabbè che le partite, quelle che abbiamo... Cioè, raga, io ho 5 punti in campionato, ma... Abbiamo giocato contro Napoli, Milan e Juventus, Giusto per farvi capire quanto siamo stati fortunati. Che tra l'altro con la Juventus però... Abbiamo pareggiato. E le altre partite però non me le ricordo. Dai! Porca troia! Le altre partite che abbiamo fatto di campionato non me le ricordo. Però dovrebbero essere 5 o 6, non mi ricordo. Ok, 3-1, fine primo tempo. Andiamo al secondo, ragazzi. Stiamo giocando molto bene. Bella! Bellissima! Vai, Martial! E dai, così! Mamma mia! Appena battuto il secondo tempo, Martial sta facendo il fenomeno. Vabbè, raga, il secondo tempo non è successo praticamente niente. Abbiamo pensato più a difenderci. Quindi andiamo alla vittoria. Coppa Italia 4-1 contro l'Udinese. Mo' vediamo il ritorno. Che dite? Con 4-1 possiamo pure simularlo, secondo me, eh. Che dite, la simuliamo? Ma che ce frega? Tanto Coppa Italia, così facciamo una partita in Coppa Italia e una partita in Serie A. Facciamo una partita di Coppa e una partita di campionato, così variamo un po' la partita del video. A che si è fortunato, porca troia. E vabbè, questa salta l'incontro. Vediamo che abbiamo fatto. 4. Non ci credo. 3-0 hanno vinto. Però sono passato io, mi sa. Penso che sì. Boh. Sì, siamo passati noi. Dai, meno male. Mamma mia, mo ne simulo più le partite, ragazzi. Se no rischiamo troppo. Porca troia. Ok, Sampdoria Roma. Partita di campionato. E ci andiamo subito a fare, raga. Namo. Eccoci ragazzuoli, in campionato abbiamo bisogno di punti, quindi non ci sono... No, ci sono Eto'o, mamma mia, fermato, c'è Eto'o davanti, quindi stiamo attenti. Comunque abbiamo bisogno di punti, quindi cerchiamo di non fare cavolate, non ci stanno cazzi per nessuno, raga. Guarda, passaggio di merda. Dai, Marzial. Dai cavolo, che cazzo fai? Asci tua. Raga, il primo tempo partita combattutissima. Praticamente nessun tiro da entrambe le parti. Tranne mi sa un tiro loro, ma che hanno tirato una merda, una cagata. Dai, 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 dai. Dai, parti Martial. Vai così. E no. Non era male, non era male. Dai, siamo partiti bene, siamo partiti bene. Odegaard. Passaggio per Marzi. È buona. No. No, regà, non vi potete mangiare quei gol. Cazzo, regà. Che peccato, ce ne siamo cagati 3 milioni. Porca miseria. Vabbè ragazzi, 0-0, l'importante è che non perdiamo punti, cioè che non andiamo a perdere, porca tro. Quindi partiremo da queste due partite, ragazzi, perché la nostra serie comincia da queste due partite. Quindi ci vediamo al prossimo episodio, lasciate un bel like, iscrivetevi e fate quello che vi pare. Vi voglio bene, regà, bella.